Ciao mondo, oggi sono tornata con un video dei prodotti finiti. Allora, il primo video dei prodotti finiti l'ho fatto verso ottobre-novembre, quindi ho tantissime cose da farvi vedere che ho finito tra shampoo, balsami, struccanti, creme, cremine, anche qualche trucco. Quindi adesso vi mostrerò tutti i prodotti finiti che sono riuscita a recuperare, perché alcuni mi sa che mia mamma me li ha buttati, non so. Io gli dico di non buttare le cose, lei butta sempre, quindi quelli che sono riuscita a recuperare circa sono tutti i prodotti finiti del periodo, quindi volevo partire con quelli che utilizzo sotto la doccia e come prima cosa volevo farvi vedere questo mega barattolone che è stato in un qualche mio preferito, qualche mio top e flop mi sembra, e è un bagno doccia della Colina, della collezione Vivi Natura, ed è buonissimo perché sa di iris e aveva dentro anche l'olio di argan, e quando usciva dalla doccia ovviamente non serviva la crema idratante perché era già abbastanza questo. Di sicuro io lo ricomprerei perché è veramente veramente buono, magari di un altro gusto, però comunque lì proverei ancora. Poi passiamo a questo shampoo che mi piace tantissimo, ma trovo con difficoltà perché non lo so, magari l'hanno tolto dalla produzione, quindi lo trovo molto molto raramente. Ed è lo shampoo della Garnier Fructis Hydra Ricci. Lo so che io non ho i capelli ricci, ma è perfetto questo qua perché ha i capelli molto molto grassi, perché secca tantissimo. Poi ovviamente io vado a bilanciare con un balsamo abbastanza idratante da non farmeli seccare troppo, e questo qua veramente mi pulisce la cute benissimo, mi fa durare i capelli anche 3 giorni quasi. Al terzo giorno vabbè sono proprio al limite limite, però comunque i primi 2 giorni, che di solito il secondo giorno io li ho già sempre sporchi, questo qua non me li fa sporcare così tanto. Comunque io anche se ho i capelli lisci lo amo e non me li arriccio per niente, cioè rimangono lisci lo stesso anche con questo. Poi un altro shampoo che mi piace tantissimo è questo qua, sempre della Garnier Fructis, capelli grassi, e pulisce bene la cute. L'unica cosa è che non dura 3 giorni, appunto come l'altro, ma al secondo giorno devo già rilavarli, quindi se trovo preferisco comprare l'altro. Comunque questo l'ho comprato, ne ho comprati 3 in un pacchetto per prenderli tutti insieme, e mi sono trovata comunque bene, cioè li ho finiti tutti e tre, però ve ne è rimasto solo uno. Comunque sì, questi due shampoo li ricomprerei di sicuro, però preferirei ricomprare questo. Poi un altro shampoo della Garnier, però questa volta ultra dolce, e è il mio shampoo praticamente preferito, infatti l'ho già ricomprato e continuavo a ricomprarlo. Poi ho visto che il capello si stava abituando, ho comprato altri shampoo che sono appunto questi due, così, e adesso l'ho ricomprato ed è l'Ultra Dolce alle 5 piante. Allora, io lo amo, c'è scritto per capelli normali, ma anche questo secca i capelli, quindi per capelli secchi proprio no, perché veramente li secca e li pulisce a fondo, anche perché ha dentro tè verde, il limone che secca tantissimo, l'eucalipto che seccano tantissimo i capelli e appunto li puliscono a fondo e tolgono il sebo dai capelli. Poi questi qua della Ultra Dolce sono con estratti naturali, senza parabeni e senza siliconi, quindi per chi magari sta attenta all'inci, così sono abbastanza buoni come inci. E abbinato a questo shampoo ho anche il balsamo alle 5 piante, sempre dell'ultra dolce e sempre senza parabeni. E devo dire che questo, abbinato a questo, non mi fa seccare troppo le punte e non unge la cute. Comunque, ovviamente, io non lo metto sulla cute, però se scappa magari qualcosa non la ingrassa particolarmente, però idrata bene le punte. L'ho già ricomprato, ce l'ho già sotto la doccia e lo sto usando, sono anche a quello a metà. Per quanto riguarda la parte doccia abbiamo finito. Ora vi faccio vedere il mio deodorante preferito che continuo a comprare, ricomprare, 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 ed è questo qua della Borotalco, l'original normalissimo, e appunto questo l'ho finito, ce n'è un altro già pronto all'uso, già utilizzato, e mi piace tantissimo perché rinfresca
mi tiene fresca appunto tutto il giorno. Sì, non è bello parlare di queste cose, però bisogna parlare anche di deodoranti. E non macchia particolarmente i vestiti neri, magari se sta con i vestiti un po' più scuri bisogna stare più lontano a spruzzarlo, ma comunque non macchia, non lascia la striscia bianca. Se ne spraiate troppo, però vi intossica, quindi io ho sempre il bagno che è tossico quando lo spruzzo, però comunque mi piace tantissimo l'odore di borotalco, quindi questo è il mio preferito. Ho finito questo qua e ne ho finite due, una l'ho buttata, comunque questa qua è la seconda che ho finito dagli ultimi prodotti finiti, ed è l'acqua micellare 2 in 1 Sebo Vegetal di Rocher per pelli appunto miste e grasse. Io devo dire che è fantastica, non mi dà irritazioni, non mi dà sfoghi, mi strucca bene anche gli occhi, anche il trucco waterproof, basta tenere sui dischetti un po' di più e cola tutto veramente. Se entra negli occhi brucia un pochino, ma basta stare attenti, e la pelle la strucca bene, mi piace tantissimo. Quindi, come ho detto, l'ho comprata due volte, adesso devo andarla a ricomprare, ma è veramente fantastica. Poi sto finendo anche il gel detergente purificante profondo di Vichy. Questa volta ho preso il tubetto, ma non mi è piaciuto, preferivo l'altro, quello che si schiacciava. Non so che cosa cambi tra i due, comunque ho preferito l'altro che mi piaceva di più. E comunque non li snobbo questa linea di prodotti perché è molto molto buona. Appunto anche per la pelle, per le pelli grasse, così non è aggressivo. Deterge comunque bene e mi piace tantissimo. Quindi sì, lo ricomprerei, però nell'altro formato, quello con la pompetta, diciamo, non so come si dice, tipo il sapone per le mani, quello con cosa da schiacciare. E sì, ricomprerei quello, anche se adesso sto provando lo scrub della Nivea e mi piace molto anche quello. Quindi sono combattuta fra questi due perché mi piacciono tutte e due nello stesso modo. Poi passiamo alle creme che ho finito. E la prima che ho finito è l'idratante prodigiosa di Garnier per pelli miste e grasse. E come potete vedere proprio l'ho svuotata tutta, cioè non ce n'è più. E mi piace tantissimo questa crema perché idrata al punto giusto, non secca la pelle, non fa la pelle troppo grassa, si assorbe velocissimamente, anche come base trucco è perfetta e ha anche un'azione abbastanza rinfrescante, infatti appunto c'è questa texture sorbetto che mi piace moltissimo e l'ho già ricomprata e mi piace veramente tanto. Poi l'altra crema che volevo farvi vedere è questa qua di Clinience, che è l'Hydra Basic opacizzante. Quella appunto anche questa per pelli grasse. Però devo dirvi che preferisco questa qua di Garnier rispetto a questa qua di Clinience, perché questa qua non si assorbe così velocemente come l'altra e tende comunque a ingrassarmi un po' di più, appunto, anche se per le pelli miste e grasse tende lo stesso ad ingrassare un po' la pelle e è veramente lunga da assorbire. Anche come texture e freschezza preferisco appunto questa qua di Garnier, infatti ho ricomprato questa. Poi ho finito questo disinfettante, sì, io faccio vedere anche i disinfettanti perché finalmente l'ho finito, cioè è una cosa enorme, veramente è durato tantissimo, infatti l'ho ricomprato e resterà lì per secoli e secoli. Credo che questo qua mi sia durato 2 o 3 anni, non lo so perché non lo uso sempre il disinfettante, ma appunto quando ho i piercing lo uso. E questo qua lo consiglio tantissimo per disinfettare piercing e comunque anche ferite, tutto quello che dovete disinfettare. Comunque per i piercing è molto molto buono perché è un disinfettante non alcolico e antibatterico, quindi non brucia e in più vi fa da antibatteri, quindi vi protegge ancora di più e vi deterge anche bene la parte appunto del piercing, e quindi se avete delle schifezze magari intorno che non dovrebbero entrare nel buco, se no fa infezione, appunto lui le toglie. Appunto, non costa tantissimo ed è veramente un flaconcione, cos'è? Sono 250 ml di prodotto, ma veramente vi durano per tutta la vita. Io sto curando il mio industrial con questo e devo dire che è fantastico. In più mi bagna bene la parte del piercing, quindi riesco a muoverlo delicatamente senza che sia troppo asciutta la parte, perché sennò con quel metodo fa magari più infezione.
Anche per gli orecchini va benissimo, io l'ho utilizzato anche per i miei vecchi buchi alle orecchie quando ero piccola e veramente io non ho un buco che mi abbia fatto infezione appunto nei piercing e orecchini, quindi devo tutto a lui. E passiamo alla parte make-up dove ho finito questo mascara che è, come tutti sapete, era uno dei miei mascara preferiti prima di quello di Sephora. Comunque, questo qua è il Miss Manga Mega Volume. Allora, io lo amo ancora perché praticamente dopo che ho scoperto quello di Sephora che mi fa le ciglia wow, comunque li utilizzo ancora questi qua perché ho l'altra versione che mi sembra che si chiami Black Angel, che preferisco a questa perché è un po' più nera. Però comunque mi piace tantissimo lo scovolino di questo mascara. Così a cono mi piace tantissimo e mi piace il fatto che si pieghi appunto per prendere tutte le ciglia, mi piace molto. Io lo consiglio perché volumizza tantissimo. Quindi io sì, lo ricomprerei per tenerlo come mascara magari da giorno e non da sera, cioè da un mascara da tutti i giorni, diciamo. Questo qua è molto molto buono. E quindi ve lo consiglio tantissimo. E altro mascara che volevo farvi vedere appunto è questo campioncino dell'Ultra Juice Curl di Sephora, che è il mio mascara momentaneo preferito. Questo qua è nella versione normale, appunto ha questo scovolino qua piccolino che raggiunge tutte le ciglia e ve le fa ultra mega lunghe, ultra mega voluminose, ultra mega siliconiche, ultra mega nere. E quello nella versione nera che ho io nella versione grande ve le fa ancora più nere e ancora più lunghe, mi piace tantissimo. Ve lo consiglio veramente tanto perché è molto molto buono, molto molto bello, molto molto tutto. Quindi sì, l'ho ricomprato e sì, lo ricomprerò, credo, per un bel po' di tempo. Poi l'ultimo prodotto che ho finito sono queste goccine qua di Pupa che sono le Fast Dry Drops. Appunto, sono le goccine asciuga smalto che ho completamente finito. Allora, io queste goccine ho sempre detto che non mi piace l'odore e continuo a dirlo che non mi piace, non mi fa impazzire, anzi, mi fa schifo il suo odore. Però devo dire che le ho anche ricomprate perché mi piace come asciugano, mi piace la velocità appunto in cui asciugano e mi piace che non siano unte, quindi si può mettere tra uno strato e l'altro di smalto. Rispetto a quelle di Essence appunto che ungono e io metto quelle e non posso fare niente per 5 minuti, queste qua posso prendere tutto in mano che non ungono appunto e mi piace molto l'asciugatura molto molto veloce perché in 2-3 minuti comunque lo strato sopra asciutto, in 5 minuti anche lo strato sotto. E quindi l'odore in questo caso passa in secondo piano e quindi io ve le consiglio, io le ho già ricomprate e sono veramente buone, a parte l'odore. Quindi questi erano tutti i miei prodotti finiti, spero di avervi fatto scoprire cose nuove o comunque di avervi dato qualche spunto nuovo. Io vi ricordo che giù nell'info box ci sono i miei due social network, Instagram e Twitter, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione. E adesso aggiungo anche Tizu. Tisu, qualcosa del genere, e anche quello sarà in descrizione. Potete cercarmi anche lì come Giorgia Makeup. E se vi iscrivete, mi raccomando, fate il mio nome e è un nuovo social network che sta andando un po' in questo periodo. Quindi fatemi sapere se vi iscriverete. Io, ovviamente, ricambio l'iscrizione. Scrivetemi nei commenti quali sono i vostri prodotti finiti del periodo, così almeno anch'io avrò qualche spunto, magari per andare a prendere, comprare, provare così. Mi raccomando, lasciate anche un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video. Io spero come sempre di esservi stata utile. Vi mando un bacione.